Il 31 agosto sono state deliberate le nuove norme europee che serviranno a facilitare disponibilità e accesso ai pesticidi biologici nei paesi UE, nel graduale processo di trasformazione verso un sistema alimentare comunitario sostenibile e alla riduzione dell'uso di prodotti chimici. Vediamo tutto nel dettaglio. Radio UCI Focus. Ciao amici di Radio UCI, io sono Giulia e in questo Focus Agricoltura ci occupiamo della strategia europea dal produttore al consumatore e più precisamente delle nuove disposizioni che puntano a facilitare l'autorizzazione dei microrganismi da utilizzare nei prodotti fitosanitari. Si tratta quindi di un'alternativa sostenibile rispetto ai pesticidi e fitosanitari chimici. Ovviamente dovrà essere dimostrata la sicurezza dell'utilizzo di questi microrganismi come componente attiva. Tuttavia, secondo le norme introdotte, che avranno effetto a partire da novembre 2022, la valutazione scientifica dei rischi terrà in particolare considerazione le proprietà ecologiche e biologiche dell'organismo stesso. Insomma, un nuovo passo rispetto all'obiettivo europeo di ridurre l'uso dei pesticidi chimici del 50% entro il 2030 e comunque un'alternativa biologica utile alla transizione verso sistemi alimentari più sostenibili che rispettino il nostro pianeta e la nostra salute. Questo è il commento di Stella Chirachidu, commissaria per la salute e la sicurezza alimentare. E per ora è tutto, al prossimo Focus. Radio UCI Focus.